4 ottobre 1992, accordi di pace a Roma. Dopo 27 mesi di negoziati tra il governo di Maputo e i guerriglieri della resistenza nazionale mozambicana, termina il conflitto in Mozambico. Sono passati 17 anni di guerra civile, che hanno causato nel paese africano centinaia di migliaia di morti e 3 milioni di sfollati e profughi. Boutros Ghali, allora segretario generale delle Nazioni Unite, conia per questa pace l'espressione formula italiana, perché ne è promotrice la comunità di Sant'Egidio in sinergia con il governo italiano. Firmata l'intesa, si riparte dalle elezioni come passaggio centrale del processo di democratizzazione concordato tra le parti. La consultazione, grazie al dispiegamento dei caschi blu dell'ONU, il cui maggior contingente questa volta è costituito da alpini italiani, si svolge correttamente. Ne risulta una maggioranza relativa per Frelimo, il partito dell'indipendenza, con il 44,3% dei voti. Le elezioni del 1994, le prime veramente libere nell'ex colonia portoghese, sanciscono il successo dell'intero percorso negoziale e consegnano il paese, tra i più poveri del pianeta, ad una stagione nuova. Con la liberalizzazione dell'economia, gli investitori fanno a gara per operare nel settore energetico e minerario e per lanciare progetti turistici, assicurando in pochi decenni un rapido sviluppo.